Si dona sempre meno, anche se di sangue se ne ha bisogno sempre più. Come fare dunque ad incrementare il numero delle donazioni? Il centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini di Teramo ha ideato così un'iniziativa artistica all'interno del reparto per diffondere la cultura del dono. Esposizioni temporanee di pittori e scultori che trasformano gli spazi comuni in luoghi godibili dove familiarizzare e riflettere sull'importanza di donare una parte di sé, che non sia solo sangue, ma anche midollo, cordone ed organi. Chi viene a donare qui all'ospedale Mazzini trova anche una bellissima mostra d'arte. Sì, abbiamo pensato di vivacizzare questo luogo cercando di creare un momento così di coniugazione dell'arte con la solidarietà, quindi con il nostro lavoro quotidiano. Ha avuto un successo enorme, quindi pensa che domenica, quando abbiamo aperto la donazione, domenica 3, una giornata straordinaria di donazione, sono afferiti 40 donatori, che per noi è veramente tanto, nel senso che è un giorno festivo, per cui vuol dire che questa iniziativa è stata accolta dalla popolazione, che naturalmente non ci delude mai, con grande affetto, e speriamo che nel futuro si possano prendere iniziative sempre in questo senso per aprire proprio queste porte dell'ospedale e creare questa osmosi tra il territorio e l'istituzione ospedale. Come vanno le donazioni? Purtroppo in Italia si registra una flessione molto drammatica delle donazioni di sangue. Stiamo cercando di lavorare su nuove forme di messaggio, sull'aspetto psicologico, soprattutto comunicativo, quindi è importante capire il perché e soprattutto come fare per far rinascere questa voglia di donare. Sicuramente è un periodo difficile, però noi ci stiamo dando da fare, anzi grazie anche a voi che siete così sensibili e ci sostenete con queste forme di messaggio diretto sulla popolazione, perché funzionano.